Ieri il centro storico è stato occupato da un sacco di camionette di polizia ed è stata staccata la corrente al palazzo a Piazza Miraglia, occupato da famiglie. Lei diciamo, cosa pensa di questo? E a Napoli c'è un problema abitativo? A Napoli c'è un problema abitativo molto grande ed è uno dei temi che è al centro dell'agenda che noi abbiamo posto in vano, devo dire, ai governi regionali, compreso quello attuale, ai governi nazionali. Noi come città stiamo facendo davvero tanto. Io già mi sono mosso anche per questa vicenda che attiene un edificio che non è di proprietà comunale. Ci siamo resi immediatamente disponibili con una mediazione con la Curia e anche immediatamente resi disponibili per allocare le persone che ne hanno necessità e bisogno, e non vi sto a dire, perché ormai è un fatto notorio, che per quello che riguarda i luoghi, diciamo, nella disponibilità del comune, noi non consentiremo mai attività di sgombero. Per quello che sono i luoghi privati, noi esprimiamo comunque una contrarietà, perché crediamo che si possa arrivare a dei risultati in modo pacifico e con una mediazione attraverso tutte le parti coinvolte. Io anche in queste ore sto cercando di fare la mia parte per dare una soluzione che dia soprattutto diritti a chi diritti non ha, e ricordiamoci che il diritto alla casa, insieme al diritto all'acqua, al diritto al cibo, è uno dei diritti prioritari. Noi staremo in prima linea su questo, anche senza soldi, a chiedere continuamente a chi ha i soldi e che evidentemente non li sa spendere o non li spende per l'emergenza abitativa. Mi riferisco al governo nazionale e al governo regionale.